see his people keep an open ground. He's been a Allora, mi ascoltate meglio così? Sì, okay. Decisamente sì. Allora, partiamo. Allora, ho diviso le slide in due, cioè c'è una parte teorica e poi una parte pratica dove c'è appunto il mio esperimento sostanzialmente. Allora, vediamo prima la parte dello spettro elettromagnetico, poi che cosa è osservabile nello spettro radio e poi degli esempi di osservazioni radio, il mio esperimento e poi discussione eventuale che possiamo fare dopo. Allora, lo spettro elettromagnetico, vabbè, questa, almeno per i radioamatori o chi ha fatto magari un corso di astronomia avanzata, abbastanza, semplice da ricordare e da analizzare. Quindi si parte dalle frequenze più alte, quindi dalla radioattività, raggi X, ultravioletti, poi abbiamo la parte termica, quindi la radiazione termica, e quindi poi finalmente le nostre radiofrequenze. E qui, questa, diciamo, ci sono poi la parte che fa vedere appunto la parte di frequenza e anche la lunghezza d'onda, che è l'inverso, no? Quindi più alta è la frequenza, più piccola è la lunghezza d'onda. Andiamo più avanti, questa è un po' più complicata, nel senso va più nel dettaglio, e continuo, tra l'altro ringrazio Accademia delle Stelle che ci ha fornito queste slide proprio in un corso appunto di astronomia avanzata. Questa è al contrario rispetto a quella di prima, quindi partiamo dalle lunghezze d'onda più lunghe, più grandi, fino ad arrivare a quelle più piccole. Quello diciamo che è importante in questa slide è quello che ci fa vedere appunto lo spettro delle onde radio rispetto a quelle che sono le frequenze della luce visibile. Quindi, per esempio, in astrofotografia, o comunque chi fa fotografia delle stelle, del cielo, noi possiamo coprire dai raggi UV la luce visibile fino all'infrarosso. Quindi queste sono tutte bande che riusciamo a catturare con i sensori delle nostre macchine fotografiche. Poi successivamente serve appunto lo spettro radio, per analizzare lo spettro radio serve appunto una radio sostanzialmente per analizzare queste altre frequenze, ok? E che vanno appunto, stiamo parlando già di, se andiamo nelle microonde, dai gigahertz in su. Allora, cosa c'è di osservabile nello spettro radio? Intanto siamo sulla Terra, quindi la parte di radiazione incidente nell'atmosfera terrestre viene filtrata, quindi quello che arriva è dai 15 MHz fino ai 600. Quindi noi radioamatori lo sappiamo anche per gli effetti della propagazione delle onde lunghe, no? Tutto il resto, direi anche per fortuna, viene filtrato. Quindi tutte quelle che sono le radiazioni un po' più pericolose, più forti come frequenza, sono filtrate. Di qua ne consegue che sull'osservazione radioastronomica ci sono dei vantaggi. La prima, grande estensione della banda di osservazione, è enorme rispetto a quella che è visibile, insomma. Sicuramente ci abbiamo molta più banda. Poi c'è la possibilità di osservare l'universo freddo, quindi abbiamo detto che al di là delle radiazioni termiche, tutto quello che c'è più sotto, quindi più freddo, con la banda radio lo possiamo tranquillamente vedere. C'è la possibilità poi di osservare tutto il giorno, perché il sole per fortuna emette solo, diciamo, nel visibile la maggior parte, per cui non va rispetto a quello che magari è l'astrofotografia, dove ci serve il buio per poter vedere le stelle, non abbiamo questo problema, quindi è possibile osservare praticamente tutto il giorno. In più le nubi sono trasparenti alle onde radio, quindi mentre se stiamo con un telescopio ed è nuvoloso non vediamo praticamente niente, con la radioastronomia invece non c'è questo problema. Poi c'è la possibilità comunque di avere grandi aree di raccolta di radiazione
e questo ci consente appunto di dislocare diversi radiotelescopi, come sono quelli a livello scientifico, quindi quelli grandi, e riuscire quindi a captare i segnali più deboli. L'unico svantaggio è quello che c'è l'interferenza delle onde radio e TV, perché molte frequenze sono condivise con i servizi terrestri, diciamo. Okay. Quali sono le fonti, le radiosorgenti, appunto denominate, diciamo, che possiamo osservare? Ecco, partendo diciamo dall'alto, quindi da quelle più piccole come frequenza, abbiamo sostanzialmente la... Scusate un attimo che sposto la finestra. Abbiamo sicuramente le radiazioni solari, quelle termiche, quindi sui pianeti, quindi sicuramente sulla stella, sul Sole, e fino a scendere anche sulla Luna, quindi anche qui c'è comunque ogni oggetto ha diciamo, una sorgente termica, quindi è possibile ricevere queste emissioni sostanzialmente. E quelle più difficili chiaramente sono quelle poi più lontane, tipo non so, le galassie, che sono delle emettitrici diciamo di segnali, oppure quelle magari dei pianeti più lontani, tipo Giove, per esempio, Giupiter. Ecco, qui sicuramente per poter fare delle osservazioni servono dei radiotelescopi un po' più potenti, quindi sicuramente di 3 metri, che a livello commerciale sono anche in qualche modo venduti anche a livello amatoriale, quindi costano un po', però diciamo è anche fattibile a livello amatoriale, ma comunque sono delle attrezzature già un po' più costose. Sul link che vedete, da dove ho preso il materiale, insomma ci sono degli approfondimenti che potete poi andare a portare avanti ognuno per proprio conto. Per esempio qui viene citato RAL 10, che è un radiometro, sostanzialmente un ricevitore che permette di fare diversi tipi di osservazioni. Poi c'è il link all'azienda che lo produce, insomma. A livello amatoriale, quindi qualcosa comunque è fattibile, quindi possiamo farlo. Questo per esempio è un elenco di cose che possiamo andare a monitorare. I brillamenti solari, quindi sulle VLF, noi radioamatori conosciamo bene le VLF, quindi le frequenze più basse, le onde più lunghe. Ecco, qui ci sono diversi segnali che forse anche in maniera casuale noi riceviamo sulle nostre radio HF. Quindi anche qui è possibile specializzarsi e andare a fare delle ricerche. Le tempeste radio di Giove, anche questo si può fare con un ricevitore HF, un dipolo per esempio. La ricezione delle radiosorgenti in HF e UHF, ce ne sono diverse. Qui basta un buon ricevitore, però l'antenna deve essere un po' più complessa, quindi necessitano già delle antenne molto più direttive, per dire appunto quello che dicevamo prima di Giove, va puntato il pianeta, va inseguito, quindi è un po' più complessa la questione. I radiometri in banda UHF e SHF, qui servono già dei preamplificatori a basso rumore, insomma dei ricevitori e delle antenne ottimizzate, soprattutto la parte delle antenne appunto che devono inseguire diciamo gli oggetti è più complessa. Poi sicuramente ancora più difficile la rilevazione delle emissioni delle pulsar, e qui siamo già in ambito scientifico, oppure la radiointerferometria, dove qui c'è un array proprio di antenne che va alla ricerca di segnali e poi vengono confrontati. Sostanzialmente ci sono degli algoritmi che poi elaborano il segnale. Sostanzialmente è quello che abbiamo visto qualche anno fa anche col discorso delle onde gravitazionali. Quelle sono state scoperte proprio grazie a questo tipo di antenne. Anzi, lì in realtà c'erano addirittura delle antenne e dei ricevitori fatti in array e che poi venivano confrontate. E poi c'è la ricerca SETI, che è quella appunto che va a ricercare dei segnali che possono arrivare un po' da qualunque parte, ma sostanzialmente poi il mito è quello di andare a cercare segnali che non siano naturali, insomma, che siano emessi da altre forme di vita.
Allora, un po' di tecnologia su questo. Abbiamo detto cosa produce le onde radio nello spazio, i processi termici, quindi radiazione termica, un corpo nero, radiazione di frenamento di particelle cariche anche, per esempio. Processi non termici, radiazione di sincrotrone, ovvero moto di particelle cariche in campi magnetici. Righe di emissione, per esempio l'idrodice a 21 cm, quello che poi è oggetto del mio esperimento. Lo schema base del radiotelescopio qual è? Quello appunto che c'è un'antenna che raccoglie delle onde radio e un ricevitore poi che le rileva, le filtra e le amplifica. La forma dell'antenna dipende anche da quello che vogliamo captare. Per esempio qui dai 15 ai 100 MHz è già efficace un dipolo. Dai 100 MHz ai 1000 MHz già servirebbero delle antenne a elementi degli aggi, no? Quindi più direttive. E oltre i 1000 MHz sicuramente dobbiamo andare su un'antenna a tromba o parabolica. Poi c'è, non ve lo leggo tutto, però c'è un approfondimento che poi spiega anche l'approccio tra il tipo di antenna e diciamo, la sorgente che si vuole osservare. E in qualche modo vi ho messo anche l'esempio dei lobi che generano ogni antenna. A seconda della direttività, quindi diciamo, dell'arco di visibilità di quell'antenna sullo spazio che sto osservando, potremmo andare a osservare determinati fenomeni o meno, perché cioè, se sto inseguendo un pianeta devo essere molto direttivo, se sto puntando un oggetto del profondo cielo altrettanto. Se per esempio invece voglio in qualche modo andare a vedere appunto la radiazione dell'idrogeno, che è un po' dappertutto perché lo stiamo osservando nella Via Lattea, basta puntare, diciamo, un'antenna che non è estremamente direttiva, però puntarla, diciamo, allo zenith, nel momento del passaggio del centro, del, diciamo, galattico, e già riesco a avere i risultati. E quindi su questo c'è parecchia tecnologia sul tipo di antenna, a seconda di quello che vogliamo poi andare ad osservare. Allora, questo è un po' lunghetto anche questo, perché poi dobbiamo anche andare a vedere come sono fatti i ricevitori. Sicuramente abbiamo detto anche prima, abbiamo ricevitori, è un ricevitore sostanzialmente i superterodina, quelli che insomma sono anche le nostre radio, e che hanno in qualche modo diciamo una serie di filtri che prendono il segnale dall'antenna. Questa è la parte di front-end, poi c'è il segnale amplificato che viene traslato in banda e convertito poi in frequenza dal mixer, e quindi convertito in un segnale, diciamo, monocromatico, confrontato col generatore di frequenza, insomma, la classica radio con l'oscillatore, e ci permette poi di avere, diciamo, dei segnali a ampiezza modulata. Ecco, questo chiaramente non è sufficiente in questo ambito per trovare i segnali, perché se ci fermiamo a questo punto noi vedremmo sostanzialmente un'onda di rumore, ma non ci sarebbe il segnale. Per andare a tirare fuori il segnale, poi in qualche modo è necessario andare a trovare all'interno, diciamo, di questo miscuglio i picchi. Quindi sostanzialmente vengono in qualche modo selezionati le medie, diciamo, dei picchi dei vari segnali, in maniera tale da avere poi il segnale medio all'interno, diciamo, della banda che stiamo osservando. Inoltre è possibile anche sottrarre eventuale rumore di fondo, quindi ci sono delle tecniche per cui possiamo registrare prima il segnale di rumore, quindi magari semplicemente staccando l'antenna dal ricevitore, e andarlo a sottrarre con dei software o con dell'hardware nel momento in cui andiamo poi ad avere il segnale definitivo. E poi ci sono gli interferometri di cui avevamo parlato prima, quindi quello di avere, diciamo, dell'area di antenne che ci permettono poi di confrontare anche i segnali. Vado un po' oltre, che forse stiamo entrando troppo nello specifico. Passiamo all'esperimento che ho fatto io, diciamo. Ecco, io mi sono concentrato appunto sulla riga dei 21 centimetri. Che cos'è? È l'idrogeno neutro, cioè non ionizzato,
si ottiene, cioè quando il protone ruota attorno a un solo elettrone, e quindi poi ciascuna delle due particelle ha un proprio spin orario vantoriale, vabbè, questa è la definizione proprio di Wikipedia. Ecco, quando il protone e l'elettrone hanno il medesimo senso di rotazione, cioè spin parallelo, l'atomo ha un'energia leggermente superiore al senso di rotazione, quindi è un antiparallelo. Questo a causa di interazioni magnetiche tra le due particelle. La transazione da spin a parallelo antiparallelo causa appunto l'emissione di fotoni alla lunghezza di 21 e 1, che è appunto quello, quello che ci interessa sostanzialmente. Questo in realtà non succede sempre, cioè è un fenomeno abbastanza raro, cioè succede ogni 10 alla 7 anni. Quindi dice, ma com'è che e invece sembra che questo segnale praticamente c'è sempre. In realtà, nello spazio, nell'universo, essendo enorme, questa radiazione c'è e si vede. Quindi questo ci fa anche immaginare le dimensioni dove noi siamo. Quindi un fenomeno raro, ma che in qualche modo è alto, quindi è presente. Okay? E quindi è osservabile anche facilmente. E quello che ho osservato io nel mio fenomeno, chiaramente, è quello che c'è nella nostra galassia. Quindi, infatti, il picco lo vediamo proprio nel momento in cui poi passa la galassia, al centro galattico della Via Lattea, proprio davanti alla nostra antenna. Vabbè, qui c'è un po' di storia, insomma. Il discorso SETI. Perché SETI ha in qualche modo considerato questa frequenza? In qualche modo è come se fosse un radiofaro, no? Cioè è una frequenza che esiste in tutto l'universo, quindi la domanda che si sono posti è detto, ma se noi stessi dovessimo mandare un segnale, su che frequenza lo faremmo? Quindi lo faremmo su un qualcosa che c'è dappertutto nell'universo. E quindi è stata scelta questa frequenza, sostanzialmente. L'esperimento. Allora, sostanzialmente ho semplificato il più possibile. Io ho trovato già degli esempi andando su internet, quindi ho visto già che c'erano degli appassionati amatori che avevano fatto questo tipo di esperienze, e quindi ho un po' seguito le loro strade, adattandomi chiaramente, e ho deciso comunque di semplificare il più possibile, quindi sono andato sicuramente su degli SDR come radio, quindi come ricevitori. Quindi ho trovato molto performante, studiandomi un po' le varie tipologie sul mercato, ho trovato questa RTL SDR. Si trova come chiavetta, quindi una chiavetta semplicemente che puoi inserire nel PC. E particolar modo ne ho scelta una che potesse comprendere abbastanza centralmente la frequenza interessata. Quindi se stiamo parlando di un GHz 420, dobbiamo arrivare più o meno sui 2003-2005 come massimo, per non stare troppo accostati, altrimenti normalmente non sono performanti poi i ricevitori se la frequenza non è troppo, diciamo, vicina al limite. Poi una cosa fondamentale è un amplificatore a basso rumore. Quindi anche qui ho scelto della stessa marca 1 a 40 dB, e poi facendo degli esperimenti ho visto che non era sufficiente, quindi ne ho aggiunto anche un secondo a 30 dB. E poi questo è tutto materiale che si può comprare su eBay o su Amazon, quindi con poche centinaia di euro, diciamo, lo fai l'esperimento. L'antenna invece, che è stata un po' più critica, e qui, come abbiamo visto prima, ho usato una parabola, e in teoria si potrebbe usare una parabola per trasmissioni Wi-Fi a 2,5 GHz, però va un po' adattata, ma non l'ho trovata sinceramente a prezzi bassi sul mercato, oppure potevo costruirmela. Quindi in realtà ho visto che c'erano già degli esperimenti con antenne a tromba cosiddette, che partono praticamente da un'antenna barattolo, che poi non è altro che un LNB, cioè l'illuminatore della parabola, se ne è fatto in questo modo qui. Quindi la formula è quella che vedete lì nella figura in alto a destra. Quindi basta creare l'antenna a parabola e poi metterci un cono che altro non è che una parte riflettente, che non è
la parte riflettente come la parabola, ma fa un minimo perché comunque le particelle rimbalzando da una parte all'altra poi rientrano dentro alla cavità. Molto semplice costruire questa antenna, poi viene rivestita chiaramente, io l'ho usato per praticità, ho usato del cartone e poi l'ho rivestito con semplicemente dell'alluminio adesivo, che è quello che si usa per riparare le caldaie, i tubi delle caldaie. Semplicissima poi da costruire. E vedete, poi c'è un analizzatore di antenna, è stata tarata sui 50 ohm sostanzialmente, abbastanza, cioè rispettando quelle formule là, non ci sono trovato subito, insomma, funzionato alla perfezione. Allora, questo è l'esperimento, quella, la GIF che vedete sulla sinistra, vedete praticamente quello che è la parte di spettro che vedevo nel ricevitore, sottratto già il rumore, quindi la parte proprio finale, e nella parte alta si vede, con software che simula il passaggio della Via Lattea, quindi quel quadratino che vedete nord-est-sud-ovest è dove era puntata l'antenna, e vedete che man mano che passa il centro della Via Lattea, non è proprio il centro in questo caso perché non puntava al centro, comunque passa la Via Lattea, vedete che c'è una curva, quella curva sostanzialmente oltre i 1020 che aumenta. Ecco, quello proprio va a evidenziare il passaggio, della Via Lattea. Chiaramente non siamo molto precisi, nel senso che questa è comunque molto approssimato come esperimento, però comunque si ottiene la visualizzazione di un passaggio, che già comunque per quello che mi riguarda è una bella soddisfazione. Come l'abbiamo realizzato? Ho utilizzato un software SDR Sharp che è compatibile con la chiavetta e che tra l'altro aveva già a disposizione un plugin, IF Average, che ci permette di fare la sottrazione del background e la media dei segnali, quindi vi dà la media dei picchi dei segnali, me li somma e me li fa vedere poi direttamente sul grafico, quindi c'è un pannellino in più rispetto a quello che è il pannellino, dello spettro che fa vedere il software SDR, che mi fa vedere appunto questa media, che è questo che stiamo visualizzando sotto il movimento. Questi per esempio sono stati poi 10 minuti di sottrazione di background, quindi ho acceso la radio, la SDR, ho staccato l'antenna, ho fatto registrare il rumore per 10 minuti. In astrofotografia noi li chiamiamo dark, invece in radioastronomia è il contrario, sono white, vengono denominati white, light, scusa. E questo appunto mi ha consentito di, semplicemente mettendo l'antenna proprio sul, quello è il davanzale della finestra, e come vedete era anche nuvoloso, di riprendere questo passaggio. Allora, la presentazione è finita. Io direi di passare alla discussione, poi ringrazio nuovamente anche Paolo, l'Accademia delle Stelle, per il materiale poi che mi aveva fornito sostanzialmente. Qui c'è, la lascio agli atti, ci sono una serie di corsi, appunto, che sono quelli di cui parlavo all'inizio della riunione. Domande? Approfondimenti? Volete ritornare su qualche argomento più? No, no, noi stiamo registrando questa parametri in privato, ma tu puoi il tuo PowerPoint e puoi inserirlo da qualche parte comunque? Sì, volentieri, sì, lo passo, lo inseriamo sul sito da qualsiasi parte, sì. Perfetto, va bene. Io avrei una domanda. Ciao Tiziano. Prego, prego. Scusate, sono arrivato con qualche minuto in ritardo. Oggi Eusebio ci ha messo lo sfondo a tema, eh? Senti Tiziano, poco fa, credo sia stata la seconda o terza slide, a proposito di quello che può essere rilevato. Sì, ancora un po' più indietro, un po' più indietro, ancora un'altra, questa. Più indietro. Dunque, penso sia stata qui. Comunque leggevo un'elencazione di oggetti, per farmi passare il termine, che erano possibili, che era possibile ascoltare, e parlavi di molecole organiche.
Cioè, nel senso, faccio la domanda nel senso, in maniera più precisa. Generalmente noi si è parlato di usare un giga e 4 e 20, se non sbaglio, che poi sarebbe la frequenza. Questo era per lo specifico esperimento che ho fatto io. In quel caso stiamo osservando appunto quel fenomeno che è la linea dell'idrogeno. Esattamente. Parlavi di, se non sbaglio, di molecole organiche, ma ci riferiamo a carbonio, cioè praticamente tracce e presenze di carbonio. Poi ovviamente avrei capito nel senso. Aspetta, dove l'hai visto? Forse qua? Vediamo un po', sì, mi ricordo, qui, forse era qua. C'era un elenco, dunque, no, no, forse ancora più indietro. No, no, è qui, è quella prima. Sì. Questa? Eccolo. No, dopo? Sento una voce amica. Eccolo là, righe di emissione e radiazione di idrogeno in molecole organiche. Ecco, molecole organiche, eccolo, esatto, Enrico. Guarda, sinceramente non te lo so spiegare, perché questo l'ho copiato da Wikipedia, quindi so sicuramente che la radiazione dell'idrogeno sull'organico mi sfugge. Guarda, c'è Paolo che non so se lui mi può aiutare in questo. Sì, guarda, ci sono nello spazio anche una certa concentrazione di molecole complesse a base carbonio che rientrano nella chimica organica, mm-hmm. e quelli si possono tracciare abbastanza bene con i radiotelescopi. Si trovano dentro le nubi interstellari, le nubi oscure, anche le comete, nubi molecolari. Dicevo anche per i famosi passaggi delle comete, quando, perché insomma, proprio recentemente ho visto un documentario che parlava di questa cosa, no? Che sì. La ricerca del carbonio, inteso come elemento costituente, insomma, parliamo della vita biologica. Nelle chiome delle comete si trovano questi elementi. Adesso avevo in mente, con analogia al 21 centimetri, che è idrogeno, altri gas che sono associati alle nubi interstellari, quindi metano, composti, altri tipi di composti del carbonio. Ne conosciamo quasi 200 di composti del carbonio presenti nelle nubi interstellari e si individuano e si osservano esattamente in questo modo, cioè con la radiotelescopio. Tra l'altro, se non mi ricordo male, Paolo, questa è il nome specifico di questa ricerca è per sottrazione, vero? Cioè vengono sottratte le linee di interesse in quel caso. Guarda, non conosco i dettagli tecnici della radioastronomia, anche se ho fatto un mezzo esame era di radioastronomia, ma non a questo livello, diciamo, di approfondimento. Certo. E, vabbè, noi l'abbiamo visto in ambito, nel corso di avanzato, l'avevamo visto su quello che era lo spettro visibile, mi ricordo. C'era una bella slide dove faceva vedere poi invece la parte, diciamo, invisibile, della sottrazione appunto degli elementi. Mm-hmm. Penso se venga fatta qualcosa del genere anche in radioastronomia, immagino. Ero imbattuto in un articolo del genere, però era veramente abbastanza complicato, quindi non ho avuto il tempo materiale poi, però c'è qualcosa, cioè si trova anche se questo. Ti riferisci quando parli di sottrazione le righe in assorbimento in assorbimento, esatto. Allora sì, no, sicuramente sì, sia emissione che assorbimento, è esattamente il modo in cui si fa questo tipo di lavoro. Quindi si osservano le righe che vengono emesse e le righe che vengono assorbite dalle nubi a seconda che siano loro stesse eccitate oppure sono frapposte tra noi e una sorgente che manda elettromagnetica e queste nubi sottraggono le loro righe a seconda degli elementi che contengono. Ma diciamo praticamente arrivo diciamo al documentario che avevo seguito l'altra volta, no? Praticamente uno dei pianeti ritenuto, anzi pianeti, sì, pianeti, che poi è una luna, ritenuto più di interesse dal punto di vista astronomico ultimamente è Titano, che fondamentalmente ha, diciamo, fondamentalmente un'atmosfera a base di metano. Diciamo, se io con un sistema del genere potrei in qualche maniera intercettarlo, cioè magari trovare la riga, scusa, insomma, se la domanda è un po' così, un po' pretenziosa, però insomma, volevo sapere quanto era, diciamo, cosa effettivamente era possibile discriminare con un sistema basico, diciamo così, diciamo, elementare, perché ero interessato, nel senso, di fare qualche prova. Io ho sia quella, diciamo, la chiavetta RTL, sia un SD Replay, e quindi di conseguenza magari ho già un po' di hardware, no? Volevo sapere a livello di pianeti cosa effettivamente fosse visibile dal punto di vista radioastronomico da casa, poco e niente. Considera quello che avevo detto prima, no? Già ci sono in commercio delle radio e delle antenne paraboliche oltre i 3 metri.
e loro, diciamo, in qualche modo pubblicizzano la possibilità di fare questo tipo di osservazioni. Stiamo parlando però di spendere diversi soldi, anche al di là di quelli che sono le, diciamo, i soldi che noi già spendiamo sulle radio per fare un confronto con oppure noi astrofili con i telescopi. Già si va. posso dire una cosa pure io? Sì, di Enrico. Tiziano, innanzitutto complimenti, mi è piaciuto veramente tanto. Grazie, ma figurati, io ho fatto altro che mettere a disposizione una raccolta, una ricerca personale. Scusa, mi dispongo anch'io ai complimenti, subentro per fare i complimenti anch'io a Tiziano, molto interessante quello che hai fatto. Grazie. Sì, sì, anche perché l'interesse, credo molti di noi, chiunque di noi se ha letto qualcosa, però il fatto di poter poi vedere esattamente, come diceva Max, l'hardware e il software necessario per approcciarlo da neofita e poi andare mano a mano più nel dettaglio, e anche la domanda di Max era la mia, perché Max l'ha fatta riferita a un punto specifico, una luna eccetera, io la faccio in maniera molto più generale. Noi sappiamo che per l'atomo di idrogeno la frequenza del rigo è nella banda dei 21 centimetri, e quali sono le altre bande? La mia domanda è questa: c'è una tabella con le bande, le lunghezze d'onda per altri componenti di cui l'universo è ricco, e sono, poi vediamo quanto facilmente ricevibili, perché chiaramente tu parlavi di 3 metri d'antenna, perché vai, se devi guardare Titano devi stringere il fascio di ricezione, mentre invece se, come per l'esperimento tuo, se vai nella Via Lattea, diciamo, la tua osservazione è molto più ampia, quindi ampio spettro, basta ampio quel tipo campo, sì. Ecco. Sì, guarda, per esempio Giove, vedi, se la vedi su questa tabella, stai sulle HF, se non mi ricordo male, stiamo attorno ai 20, su 20 tra i 20 kHz, una cosa del genere. E, poi l'altra, vabbè, chiaramente poi anche sulla parte, diciamo, sui 160 MHz, mi sembra che ci sono altre emissioni, sempre di Giove. E se poi andate, diciamo, su questi link dei riferimenti dove ho preso il materiale, ci sono proprio gli esperimenti spiegati passo passo, quindi trovate una serie di guide che vi dicono esattamente per Giove, per vedere questa attività su Giove e questa frequenza, per vedere altre attività e quest'altra. Per esempio anche il Sole, se non mi ricordo male, sta attorno ai 18 MHz, c'è un'altra banda di osservazione, quindi, diciamo, ce ne sono tante. In qualche modo la difficoltà sulle HF sono le antenne, diciamo, in qualche modo. Quindi noi, per dire, noi abbiamo i rotori che ci permettono di orientare le antenne, ma non inseguono, quindi è quella la difficoltà. Quindi certo. Mentre un astrofilo ha una montatura equatoriale che permette di inseguire, e quindi magari mettendo un'antenna su una montatura equatoriale diventa già più semplice, e magari mettendo appunto un'antenna direttiva riuscire a andare dietro a queste cose. Infatti normalmente chi ha scritto questi articoli sono proprio comunque nostri colleghi radioamatori e anche astrofili che hanno un po' unito le due cose. È un po' la natura pure di questo meeting di oggi, no? Ci siamo uniti tra astrofili e radioamatori perché abbiamo tante cose in comune, sostanzialmente. Voglio. Rosido del Sole, su QST di aprile c'è un articoletto su tecnologie eclettiche, come le chiamano, dice Listening to the Sun at 20 MHz. Quindi QST è la nostra rivista, dico, per gli astrofili che non sanno cos'è. Diciamo, è una pagina in cui fa riferimento sull'ascolto del Sole, c'è anche un riferimento di un programma per poter fare una registrazione. Questo a livello di, diciamo così, informativo. Sì, poi ricordo un'altra cosa, che fino a saranno stati 3-4 anni fa, io ricordo un'altra cosa interessantissima, che fu l'esperimento dei radioamatori tedeschi che, loro hanno materiali, avevano, mi pare, una parabola 8-15 metri, non ricordo bene, ma riuscivano ancora a tracciare, a sentire il beacon di una delle due Voyager. E questo è, credo, qualcosa che non è più di 5-6 anni fa. Quindi, insomma, e lì si va comunque in una tipologia di antenne difficilmente utilizzabile da noi romani, ecco. Ma sì, direi che
diciamo che è poco amatoriale come... Quello è professionismo, si va nel professionismo anche perché è un tipo antenegativo. E poi hai citato il segnale Wall. La vedo dietro, dietro Eusebio, mi sembra che c'è una Voyager, lei, sì. No? È la 1, anzi no, è la 2. Sì. È la 2, vero? Sì, sì, sì. La 2. Posso inserirmi? Hai citato il famoso segnale Wall. Prego. Volevo chiedere una cosa pure, a proposito dell'hardware, no? Quando hai parlato dell'SDR che hai usato per questo esperimento, sì. Bellissimo, complimenti fra l'altro. Grazie. Ma dei preamplificatori, no? Hai parlato di due preamplificatori LNA, uno da 40 sì. E l'altro da 30 dB. Che figura di rumore hanno? Cioè immagino deve essere un po'... Molto bassa, sì. Ecco, ci puoi dare un'indicazione di quanto è, immagino, del primo, di quello che sta più vicino all'antenna, che è quello che... Allora, hai già iniziato, sia 40 che 30, 40 più 30 hai fatto per fare quel... Non mi ricordo se si vede qua, no, non si vede. E devo andarla a riprendere, non ce l'ho sotto mano. No, ma l'idea era, cioè la cosa era questa, siccome anch'io ho un SDR che volendo uno mm-hmm. potrebbe giocarci, a parte l'antenna, no, da realizzare, ma sapere se per ottenere quella risposta ti servono 70 dB di amplificazione dopo l'antenna oppure... Allora, io già col primo la vedevo, però non era proprio il massimo, quindi vedevo una piccola gobbetta passare, ma non era proprio il massimo, quindi anche perché il problema mio era l'antenna, quindi comunque è un'antenna abbastanza approssimativa, quindi non è che ho, diciamo, né un guadagno eccessivo, mi sembra che era sui 7 dB, diciamo, quello che mi ritornava poi l'analizzatore d'antenna, e mi sembra, aspettate che ce l'ho, quindi lo vediamo. L'8 DNF. Quindi sostanzialmente non era ottimizzata l'antenna, dovevo compensare in qualche modo e quindi ci ho messo un altro preamplificatore davanti sostanzialmente. Poi la cosa importante è la qualità dei preamplificatori. Il ricevitore, io l'ho cambiato, io avevo un altro ricevitore, però non arrivava, diciamo, arrivava a 1600, quindi a 1 GHz e 6, era troppo vicino e quindi non era ottimizzata la risposta in frequenza attorno all'1.4. Quindi ho preferito comprarne un altro che arrivasse un po' più in là, sostanzialmente. Okay. Poi il rumore del ricevitore, queste serie che stanno facendo adesso di SDR sono abbastanza buone tutte, cioè non è che c'è, non c'è un'indicazione precisa. Mi sembra anche nell'articolo da cui avevo preso spunto, non c'era in questo senso un'indicazione, sostanzialmente. Mentre per i filtri sì. Perché i filtri, se non lavorano bene e quindi non hanno basso rumore, si spreca tutto il segnale. Capito, no? Perché per esempio gli RSP2 c'ha un rumore, una figura di rumore di 3 dB e mezzo intorno a quelle frequenze, quindi molto, non è proprio eccellente. Quindi il preamplificatore che uno gli mette avanti è fondamentale. Quello è fondamentale, esatto. Avere quindi un'indicazione di che, perché ha dato il guadagno, ma che tipo era, no? Per orientarsi un po'. Mi guarda, te lo vado a ricercare. Posso intervenire? Prego, prego. Intervenire sì. Sulla figura di rumore? Prego. Sì, ciao. Ti sentiamo basso. Ho qualche problema in... un attimo, vediamo se riesco a sistemare. Va meglio? Sì, sì. Sì, ora sì. Ok. Ma è preamplificato ora. Sì, sì. È un po', come dire, terremotata questa stazione. Ma per quanto riguarda la figura dei rumori, di quello lì dovrebbe essere sopra il dB di noise... di noise floor, per fare questo tipo di attività bisogniamo di sicuramente un grande gain di guadagno oltre i 30-40 dB, però la figura di rumore è molto bassa. 0.8 sto leggendo adesso, infatti si parla però già 0.8 per questo tipo di attività è troppo alto. Quello che utilizziamo, io mi occupo di sostanzialmente di comunicazioni via Luna, via M, forse sono l'unico dentro Roma ad avere la parabola da 3 metri piazzata sul tetto,
e ho difficoltà a fare quello che dice il collega, perché nonostante utilizzi 40 dB e più di amplificazione del segnale con 0,2-0,3 noise floor di figura di rumore, l'attività per la ricerca della semplice linea di idrogeno è molto molto disturbata, almeno questo per quanto riguarda io, come dire, avendo una parabola grande, però con 45 metri di discesa che mi crea non pochi problemi. Nonostante riesca a fare l'attività M, però sono segnali che vengono captati grazie al software che tutti conosceremo, che è WSJT di Jay Taylor, il premio Nobel, e quindi segnali al di sotto del rumore, stiamo parlando di segnali a meno 20 dB che vengono nuovamente ripacchettati e decodificati sui nostri computer. Un'attività molto interessante che si può fare anche sui 430 MHz oltre la linea di idrogeno è proprio la ricezione di alcune pulsar. C'è un gruppo italiano non indifferente che ha gettato le basi per la ricezione delle pulsar, tutti i radioamatori che comunque fanno attività M e che comunque hanno una dimestichezza al calcolo della temperatura dell'antenna, roba molto, come dire, professionale, avanzata, dai. Io ho le mie, come dire, le mie lacune, li ascolto li fino a un certo punto, poi sono un praticone, riesco a fare collegamenti, però a spiegarmi tutti i passaggi matematici avrei fatto ingegneria e non altri tipi di studi nella vita. Comunque è molto interessante l'attività di radioastronomia, anzi mi piacerebbe che la mia parabola potesse essere utilizzata per fare anche qualcos'altro da questo punto di vista. Solo che ritengo che Roma, almeno per io abito in zona Conca d'Oro, ho particolari fastidi oggi per esempio mentre stavo ricevendo la luna sono arrivati dei fasci di radar con trasmissioni di 5 minuti suonati che ti hanno annichilito, ti hanno completamente tarpato la sensibilità del ricevitore, perché comunque l'SDR è un'ottima macchina ma è molto sensibile, basta anche l'88-108 delle emissioni radio che non ti fa ascoltare nulla, hai voglia di mettere filtri e quant'altro. Vabbè, certo. Sono pestivere, l'ho fatta lunga, scusate. Niente, grazie, grazie. No, tra l'altro, perdonami Tiziano, una cosa, riattaccandomi a quello che diceva Francesco e un po' anche a quello che diceva Giuliano, tra l'altro Giuliano nominava l'RSP1, che poi io ho la versione vecchia, l'RSP1, che 1, poi ci do l'1A, poi ci do il 2, che normalmente vengono chiamati SD replay, tra l'altro questi hanno, in genere, mi sembra una larghezza di banda che arriva fino a 2 giga, quindi potrebbero essere molto prossimi ai 2 giga e 3 che dicevi tu come larghezza, poi magari mi dirai se sono ancora risicato. Ma più che larghezza è la frequenza massima. Ma la frequenza massima, sì, la frequenza massima. L'altra cosa, attaccandomi al discorso che diceva Francesco, anch'io ho notato, a parte il fatto che se si va a vedere il band plan, effettivamente risultano delle ricerche effettuate, cioè, va bene, una zona gestita nel campo della radioastronomia intorno ai 430 MHz. Sì, e tra l'altro io in quella zona dove dicono esserci appunto delle attività di radioastronomia effettivamente rilevo dei segnali. Io non vorrei sbagliarmi, a me sembra strano perché l'unica volta che ho sentito parlare di interferometro è stato quello, diciamo, tipo laser, per intendere, quello dell'IGO, no? Quindi sì. Mi sembra strano che si parli di interferometri a 430 MHz, ma ci sono interferometri che lavorano su quella banda di frequenza o comunque dei radiotelescopi che emettono qualche tipo di segnale su quella banda di frequenza, oppure è semplicemente un disturbo che ho ricevuto casualmente proprio in quella zona?
Beh, bisognerebbe fare una ricerca per vedere, però il fatto che gli interferometri potrebbero potenzialmente stare su qualsiasi banda, cioè voglio dire, è una metodologia che puoi applicare praticamente dappertutto. Sì, perché diciamo, io fino a poco tempo fa pensavo che l'interferometro fosse quello appunto dell'IGO, cioè che fossero i famosi due fasci laser che poi nel momento in cui arrivava l'onda, diciamo la vibrazione dell'onda di origine onda gravitazionale, c'erano quelle oscillazioni di qualche frazione di secondo che poi veniva rilevato, no? Quindi mi sembrava strano appunto leggere che sui 430 MHz è attività tramite interferometri, quindi tramite proprio onde elettromagnetiche. Cioè la metodologia è la stessa, però invece di applicarla appunto un laser e la verifica di una vibrazione, come dicevi giustamente tu, viene applicato invece a una serie di segnali ricevuti. No? Vabbè, quindi Enrico, diciamo, noi siamo a una buona distanza, potremmo provare a farlo noi un interferometro. c'era un esperimento che volevano fare raccogliendo una serie di segnali un po' da tutti, eventuali amatori, no? Certo. Per ricollegare tra di loro, ne avevo sentito parlare tempo fa, poi non so, credo. Sì, era il vecchio progetto proprio del SETI, quando si diceva addirittura di mettere in condivisione i computer, no? Vabbè, quello... Quello è per l'analisi, però, cioè, per l'analisi, non ha avuto il dato, potevi analizzare, mettevi a disposizione la CPU per analizzare il dato. Ok. Vabbè, comunque Max, quando tu trasmetti l'interferometro qui è a fondo scala. E viceversa. Però guarda, sappi che per un po' di tempo non riceverai nulla perché la mia radio è in assistenza, quindi. Pure. Sì, ho mandato a far cambiare il display, quindi. Spiace. No, vabbè, è stata preventiva perché non aveva in realtà alcun problema, però la IGOM molto onestamente ha detto che potevo fargli sostituire il display. Ho capito. Tiziano, posso fare una domanda? Certo, vai Antonio. Dunque, questo esperimento l'hai fatto con questa antenna a tromba, diciamo, no? Sì. Mi interessava sapere se fosse possibile che guadagno magari... rispetto a una Yagi potesse avere questa tromba, insomma, potremmo secondo voi fare un esperimento simile utilizzando una Yagi magari... Allora si potrebbe provare, io prima di questa avevo provato con sostanzialmente un'antenna a elica, quindi avevo realizzato sostanzialmente il pannello con la stampante 3D e il supporto e poi con un filo diciamo di rame avevo fatto l'elica, il calcolo era molto simile a questo e si trovano chiaramente tranquillamente tutta la documentazione per poterle creare, però non sono riuscito a, insomma, era muta praticamente, quindi alla fine non andava bene. Quella era molto simile a una Yagi, però a un certo punto avevo pensato anche io di provare con una Yagi, ma no, perché la Yagi ci mette più elementi. Considera che l'antenna l'equidale è a polarizzazione circolare, quindi sì. Bisognerebbe capire questa radiazione a 21 centimetri in che polarizzazione arriva. Infatti si consiglia, per chi ha fatto la sperimentazione, di girare e ruotare le eventuali antenne se sono in unica polarizzazione, proprio perché devi beccare nel momento in cui stai osservando da che parte arriva il segnale. E infatti a quel punto è più semplice avere una parabola e ti levi, diciamo, dal problema. Tiziano, io quello volevo chiederti, se il barattolo lo usi come illuminatore usando una parabola di quelle normali, invece? Sì, molti hanno fatto questa cosa qua. Cioè, non hanno messo il cono e hanno usato hanno modificato semplicemente l'illuminatore ad hoc e l'hanno posizionato su una parabola. Ho visto un ragazzino di 14 anni che ha fatto questa cosa. C'era... Sì. Mi sembra australiano. Sì, secondo me... Sì. Carino, ovviamente se offset come la maggior parte di quelle low cost che abbiamo noi la calcolerai in quel modo, la sposterai un po' più in basso. Sì. Tra l'altro il ragazzetto ha fatto tutta una serie di calcoli, quindi lo trovate tranquillamente googolando, trovate tutto il progetto, ce n'erano tanti. Io ho scelto quello che potevo realizzare chiaramente perché devo stare fuori dalla finestra. Devo fare la cosa più semplice. No, chiaro, per la tua condizione lì, poi è spettacolare anche con
visto che c'erano le nuvole, dicevi... Vabbè, quello sì, in tutta la radioastronomia le nuvole non sono mai un problema. Sono trasparenti abbastanza. Ma poi è nata, sta cosa è nata al di là appunto di aver letto, stavo guardando le SDR in quel periodo, per livello proprio di come radioamatore, e invece dall'altra parte noi abbiamo una chat molto bella con Paolo e i ragazzi, diciamo, dell'Accademia, quelli che seguono i corsi, e era un periodo prima, diciamo, del lockdown, del Covid, in cui non riuscivamo ad andare a osservare nei, diciamo, da cieli bui, noi andiamo con i telescopi, e quindi c'era sempre brutto tempo, e allora mi è venuta la sfida, volevo dire, come fare, se è brutto tempo, che cosa posso fare per portare avanti la mia passione per l'astronomia. E allora ho detto, vabbè, mo quasi quasi mi costruisco un radiotelescopio. Mi sono messo alla ricerca, diciamo, su internet, di quali potevano essere proprio degli esperimenti semplici, diciamo, delle cose molto semplici da realizzare. Alla fine sono arrivato con compromessi, perché l'antenna poi è stato un compromesso rispetto a quello che avevo trovato. E sono riuscito a fare questa cosa qua. Quindi poi, infatti, quando gliel'ho postata sul gruppo, gli ho detto, guardate, anche senza poter uscire a guardare le stelle, perché ci sono le nuvole, io riesco comunque a fare un minimo di osservazione. Era una sfida, ne nascono tante poi dall'altro tra di noi. Tiziano, pensa che all'università, quando ci portò il professore di esperimenti a fare osservazioni a medicina con un radiotelescopio da 32 metri, per me che avevo un background di osservatore appunto notturno con i telescopi, era sconvolgente che facevamo osservazioni con le nuvole, era completamente coperto il cielo, totalmente coperto, e abbiamo fatto un'osservazione di un quasar nel Toro. A proposito di quello che diceva Max, che chiedeva di Titano, eccetera, sulla visibilità, io penso che sui pianeti come composizione chimica sia molto, molto, molto difficile. Composizione chimica nel Sistema Solare ti viene meglio, probabilmente sul Sole, non so bene come, ma può darsi che si possa fare, e sicuramente se passa una bella cometa grossa vicino, abbastanza luminosa, forse lì riesce a vedere le singole righe d'emissione sulle diverse bande radio. E se no, le cose più ghiotte da fare in astronomia sono sorgenti fuori dal Sistema Solare, addirittura anche extragalattiche, quindi il nucleo della galassia, Sagittarius A, e poi altre galassie attive, quasar, che sono piuttosto luminose. Puoi vedere la Luna, ma... Sagittarius A sarebbe interessante, perché c'è un buco nero, insomma. È stata la prima radiosorgente mai scoperta, per caso, quindi vuol dire che era abbastanza luminosa, insomma. Gli altri corpi che... Le celesti che passano sono udibili tramite il radar Graves che si trova in Francia. Si può sentire a 143 MHz, 0,50, 0,49. Più che altro passano le meteore, passano gli aerei, passa un bel po' di roba. Un collega della zona 2 se ne occupa in modo amatoriale, tanto che poi ha pubblicato le sue foto, ha fatto vedere le striature. Insomma, quelli di Graves poi l'hanno chiamato perché loro, come diceva Paolo, li guardavano a vista, lui li sentiva in radio, hanno incrociato il radio e hanno incrociato i dati, ed è venuto, come dire, una bella conferma visibile di quello che era il passaggio di quell'oggetto in quel momento. Veramente grazioso. Sì, sì, interessante. Allora, il Graves è usato soprattutto per ascoltare la riflessione dei tubi di plasma prodotti dalle meteore, cioè quella è un'antenna che trasmette. Quando arriva una meteora, c'è una riflessione e lo si sente anche in Italia. Questo è il gioco che viene usato. Tra l'altro di cronaca, così, come diciamo, come gossip, Graves è un radar anche antibalistico. Dicevo, tra l'altro, mi sa che tra un po' passa una cometa anche abbastanza importante e anche abbastanza vicina, quindi... Mano a tutta la carta stagnola che abbiamo. Noi stiamo fremendo, noi astrofili stiamo fremendo per queste comete. E infatti, insomma, so che sì, è la Svan. Si vede ad occhio nudo. Dovrebbe, allora, nell'altro emisfero si è vista, non come avrebbero pensato, però si è vista diciamo ad occhio nudo. Adesso è già presente nel, diciamo, nel nostro emisfero, ma è molto bassa sull'orizzonte.
Quindi potrebbe vedersi. Poi ci sarà, mi sembra, dal 27 dovrebbe essere in qualche modo al picco, se non mi ricordo male i dati. Noi ci stavamo già preparando per uscire con Paolo e tutti i ragazzi, andare sui cieli bui. Noi andiamo, non so, tipo verso Tolfa, Monte Romano, queste zone più verso la Toscana, che è un po' più buia, si leva insomma quella luce di fastidio che c'è dentro Roma, e andiamo a osservare. Ancora di più col fatto che con il blocco che c'è stato del lockdown, l'atmosfera è molto migliorata dal punto di vista dell'inquinamento. Quindi già da Roma abbiamo notato un netto miglioramento. Adesso non so se peggiorerà col fatto che da lunedì riapre un po' tutto. però diciamo, andare a osservare poi da cieli più bui tanta roba. Quindi magari questi oggetti che ci vengono a trovare è bello vederli, sia a occhio nudo se possibile, ma anche noi li fotografiamo, anche li vediamo insomma al telescopio, quindi è una grossa, una bella cosa insomma. Ti consiglio di passare in autostrada verso Colle Armele, che è la Roma L'Aquila, non c'è paragone rispetto alla Toscana. Sì, abbiamo vari anche sì. Noi da quel lato là abbiamo dei posti, con questo che hai detto tu non ce l'ho presente io, però è proprio una piazzola dell'autostrada, dove io quando passo di notte mi fermo a fumarmi una sigaretta, perché proprio sembra che se alzi la testa le sbatti. Colle Armele, ce lo segniamo. Perché magari sì, va bene, sì, autostrada sì. No, perché poi si arrivano le macchine, ci rovinano tutto, però là vicino probabilmente è buono. Sarà dal 3 giugno se sta fuori il Lazio. Certo. No, ma invece applicazioni, diciamo, statiche. Io penso a una meridiana, a una radio meridiana, no? Tipo, il problema delle antenne grandi è quelle poi di ruotarle e posizionarle. Mentre invece ci sono esperimenti che prevedono, perché antenne di 3 metri, abbiamo visto adesso nella chat, cioè il presidente se ne mangia a colazione. C'è la possibilità di fare osservazioni magari costruendo un'antenna grande ma statica, e puntandola astronomicamente in maniera precisa, in modo che sfruttando la rotazione si può fare un controllo, un'osservazione di un settore piuttosto che di un fenomeno. Le corner a 400 metri. Dico le corner. Francesco, non sei uscito di radio, Francesco. Stavolta ti abbiamo perso. Sono le corner. Sono dei... Vabbè. Cubi con solo 3 lati, con l'antenna posizionata intorno ai 400 MHz. Si fa con la rete da pollaio. Esatto. E poi si utilizza la stessa catena che ho utilizzato. Tiziano. Sì, sì, è molto simile come antenna, solo che invece di essere circolare, conica, hai dei quadrati, insomma. E quelle in commercio costano uno sproposito, cioè roba si usa appunto per i radar, per queste robe qua, qualcosa. Chiaramente quelle sono ottimizzate anche per la trasmissione, roba pazzesca. La rete da pollaio si trova più facile. Esatto, ho visto anche qua un ragazzino, guarda caso sono sempre questi ragazzini americani o australiani, che si era costruita una bella grande e faceva anche lui, si guardava le galassie man mano che gli passavano sul fuoco dell'antenna. Quella è molto, molto direttiva, se fatta bene è molto direttiva, quindi riesce a guardare pochi secondi d'arco e quindi a beccare, diciamo, in quella direzione esattamente la posizione giusta. Poi chiaramente devi affiancare, diciamo, queste osservazioni con un planetario che ti fa vedere esattamente dove punta l'antenna, così confronti il dato. Vabbè, però quello sul computer è facile farlo, però si possono costruire antenne davvero grandi fra reti di pollaio, certo, e routine disponibili, certo. Dopodiché quando passi lì attacchi il cavetto BNC e l'amaga. Certo. Poi ci sono i software anche un po' più pseudoscientifici che ti permettono addirittura di creare le immagini, quindi in qualche modo ti elaborano i dati ricevuti e te le trasformano in delle immagini visuali, quindi un po' quello che fanno poi anche a livello scientifico i radiotelescopi professionali. Sentiamo, scusa, io vorrei salutare tutti, ringrazio per l'ospitalità e lascio a te la parola per parlare di, se vuoi, di Accademia. Ti abbiamo perso, Paolo, hai mutato. Sì, scusami, sì. Dicevo che ho mandato l'URL del sito sulla chat, così se volete vedete anche il sito di Accademia delle Stelle. Grazie. E ci rivediamo presto.
Sì, grazie Paolo, grazie mille. Grazie, grazie, ciao. Grazie ciao. Della ciao. Visita. Ciao. Grazie Paolo, grazie. Grazie a voi, Paolo, ciao. Grazie. Ciao. 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 Amore dolce. Saluti ad Arianna, vabbè, niente andato. E senti, sì, no, non l'avevo detto prima, tra l'altro, se volete andare per rimanere informati su quello che facciamo, sul sito poi c'è la possibilità di iscriversi alla newsletter, quindi vi arriva la newsletter con le varie informazioni di attività, anche che, diciamo, gratuite, serate, che una volta facevamo, adesso è un po' più complicato, perché c'è quello che crei sicuramente assembramento, perché noi andavamo anche nelle piazze, insomma, con i telescopi a far osservare le persone, i ragazzi, insomma. E quindi adesso chissà quando lo faremo, però insomma ci sono anche online delle attività, delle conferenze, quindi se volete rimanere informati, se vi iscrivete alla newsletter vi arriva in automatico sostanzialmente. Ok. Ok, e quest'estate tutti a scavare, a verniciare di alluminio i laghetti asciutti e via, aspettiamo che il pianeta giri. Sì, è un'idea. Adesso qualsiasi cosa troviamo a forma di coda, trum! Tirano fuori tutti un piatto. A rubare l'iscola pasta alle mogli, ste robe. No, ma io davvero penso ai ruderi, ma sai quanti ruderi abbandonati ci sono nelle campagne romane? Uno va lì, mette i ganci al punto giusto, poi tira giù e lascia lì. Beh, ma ci sono, tra l'altro abbiamo un sacco di, ma pure qua attorno a Roma, un sacco di stazioni vecchie, dismesse, si sa quanta roba c'è in giro. Madonna, veramente. Tiziano e tutti, io innanzitutto Tiziano ti ringrazio ancora, ma devo chiudere, quindi grazie della bellissima presentazione. D'accordo, sì, grazie Tiziano, è stato molto interessante, complimenti per questa meravigliosa antenna. Costruita con tanta passione e fondamentalmente basta, quella è una passione fatta in 3D, davvero sì, complimenti. Sì, sì. Nel cartone c'era della grappa, la grappa è rimasta, non l'ho aperta ancora. Arriverà presto il momento, sì, davvero grazie sì, a tutti, sì. È stato molto molto interessante. Grazie Tiziano. Va bene, Gianni, la mando a te la presentazione, Sì, la puoi mandare a me, sì, ora ti mando lì la mail, sì, perfetto. Mandami pure la mail. Va bene.